Questa guerra mi ha rotto proprio i palle, mi ha rotto. Ah, ciacola pure quanto te par. Ma caro mio, se no che sera il nostro duce, l'italiano col cavolo che il vedeva all'estero. Ma cosa ti vuol di più? Albania, Grecia, Francia, Africa. E adesso, ostrega, anche la Russia, Ma abbiamo fatto 10.000 chilometri per venire a veder grano. Ma lo sai che questo mo è tutta roba nostra? Bazzò, e che fai? Contempli? Va che quanta grazia di Dio. Pensare che se viene a piovere va tutta puttana. E già la fine di luglio, porca de miseria, ancora non hanno mietuto. Ma che te frega? Ma che il grano è tuo? Col grano è pane, sai. E me coglioni. Se io fossi il colonnello, ragazzi, farei fermare il treno. Esatto, quante tagliere come mani. E come tagli? O con le baionette, o con le mani, magari. E tutto quanto grano duro, ondo boia. Ah, e mo'
pure questo, si mette a fare la battaglia del grano. A rurale! Ma cosa vuoi fare? Il colcos? Sai, Gè, ma che è sto colcos? Colcos? Sarebbe una cosa che non appartiene a nessuno. Tu, la vacca non è tua, metti tutto. La terra non è tua, metti tutto. E pure la moglie, sono tutto cornuto, si russa. Chiavaca. Fatienda. Strunza. Erichiuna. Ammazza. Ecco qui i baffi, mi pare in topone. Ma Giuseppe, dai, va prima che ritorna. Com'è che fa quest'inno dei comunisti? Mannaggia, non mi ricordo mai come comincia. Fa Internazionale delle Nì. Quando l'ho imparata, gli faccio una serenata. Che fai, oh? Ma che è svenuto? Oh, vedi che ganasse sto toscano. 20 giorni di viaggio, magna sempre. E sono due giorni che voi mi rompete corbelli con codeste canzoni proibite. Signor colonnello. Ormai chi riferma più i tedeschi. Io sono convinto che per noi sarà una passeggiata fino a Mosca. Me lo auguro. Per quanto arriva a cose fatte non sia troppo onorevole. Non sarebbe mica la prima volta, se, che i russi si ritirano fino a Mosca e poi ci ripensano. Si ricorda Napoleone? Sì, lo so, signor colonnello. Ma secondo me, Hitler come genio militare è molto più grande di Napoleone. Mussolini sa benissimo che i tedeschi non hanno bisogno del nostro aiuto, ma fa la stessa cosa che fece Cavour con la guerra di Crimea. Essere presenti è questo che conta soprattutto. Beh, se faccio un bel giretto per il treno e poi mi riferisce, eh? Sì, signore. Ha sentito? Ti raccomandate i figli di papà tutti nello stato maggiore mi rimandano. Se credono di andare a fare la guerra come se va a Riccione. Fortuna che questo è simpatico. Uè, fiuldassi ragazzi! Cosa c'è? Il russo in attacco! Ma non dei fregnacce! Portatevi il fucile! Vi faccia stare zitti, tenete! Via, via! Tornate sul treno, muoversi, via, via, via! Vai, lasciate i posti! Signor colonnello! Yes. Ma si può sapere che succede? Ah, eccate questo, chi è? Tu c'hai sempre bisogno di un invito personale, eh? Fila! Как вы живете, господин полковник итальянский, хорошо? Già parli russo, eh? Sei proprio di piazza Navona, sì. Beh, tu caranciasse, no? Ma va a morire ammazzato, fila! Я italianski. Italianski. Capire? Mussolini. Io, Mussolini. Io sono morto in un posto come questo. Chissà se ci sono ancora i girasoli dove sono morto io. Non so neanche com'è finita questa guerra. Se abbiamo vinto o abbiamo perso. Papà, ma sarà poi vero che i morti ingrassano la terra meglio del concime?
Io sarei proprio contento. Almeno è servito qualcosa. Che abbiamo fatto. Non si vedeva mai la fine. E mai che si vedesse una collina come dalle nostre parti. Abbiamo dovere il fronte. A Vischi i tedeschi vincono e vanno sempre avanti. E noi? Beh, noi le andavamo dietro. Non si arrivava mai. Ma tu che dici? Ci arriviamo a vedere Mosca prima che finisce tu schifo di guerra, A me, se mi danno un pezzo di terra come questa qua, io mi fermo e tanti saluti. Mo chi se ne fotte di Mosca? Nanno. Ma come cacchio farà il colonnello? Ha capito che parte bisogna? È tutto uguale. Ma noi, pare che il grano ha seminato il vento. Qua la semina si fa con l'aeroplano, non con il vento. Dico, ma tu ste cose russe, quando vai a imparare? Questa Russia, dico, ma se può sapere che succede? Preparati, Fess, tra poco viene a piovere. Piove? E che c'era bisogno di fare tutta sta cacciata? Ecco fatto, al sapeva. O poi è della miseria. L'avevo detto io che andavo a finire tutta puttana. Su, forza ragazzi, non lo aspettiamo, tutti a tagliare, avanti! Signor colonnello, ma dove va quello là, avete visto? Ma va bene, va bene. Ma giù là ci sta la cappotta, almeno così se lavamo un po'. Venite, che qui ci sono gli attrezzi! Nonno, qui bisogna falciare, io sono di Persiceto. Io, contadino come voi, il grano... Che è? Stanno a farsi l'ombrello invece di raccogliere tutta quella grazia di Dio che c'hanno. Ma cosa volete di più dal Padre Eterno? Hitler, Mussolini, Zap, Zarap, pogno. Attenti che se tagliano il grano, i tedeschi o noi ce lo portiamo via. Oh, andiamo. Se Pazzotti! Romagnò, che fai in palazzo, le freschi? Ti è passata la voglia di falciare il grano? Dai, vieni a riparti, rurale! Quella fu la prima, ma anche l'ultima volta che una ragazza russa mi fece un sorriso. No, sì, sarò stato un cretino. Ma con tutto quel grano, chi si ricordava più di essere un soldato? Mi piacerebbe tanto sapere se qualcuno l'ha raccolto o se è finito a marcire.
Urca, papà. Che rinfrescata quel giorno di luglio 1941. Oh, a Romagnò. Ma qui non si asciuga mai. Sono 2 mesi che stanno appesi all'uva. Non mi pare che stanno affrescati, mi pare. Cosa ne so io? Di uva non me ne intendo mica. Ma allora? Oh, e che rurale sei? Non sta ben zitto. Io non ero di Piazza Navona, come diceva il colonnello Sermonti. Pensi di campo dei fiori. A Roma facevo lo stagnaro. E mio padre era vetturino. Quel giorno che mi vide partire disse: «Sarvate, figlio, non fa che non mi torni più a casa, che se no t'ammazzo, sa». Stavo sotto da 4 anni. Manco mi avevano dato il tempo di sposarmi con Ginetta mia. Ma perché non mi rimannavano a Roma? Tanto in guerra, soldato più, soldato meno, siamo tutti militi ignoti. Per monumento ce l'avevo già. Amilità, dopo il ponte che c'è? La Russia, e c'è sempre la Russia, fino all'Oceano Pacifico. Signor tenente, mi facesse sparare un colpo di fucile. Puttana d'oscecco, e sti russi che combattono solo coi tedeschi. E noi, monnezza siamo. E se continuiamo così tutti io a fare ricognizione, finisce che io mi scoddo puro come se carico una pallottola. Stai tranquillo che quando verrà il momento ti tornerà la memoria. Presto, sparpagliatevi! Sulla sinistra, tenetevi al coperto! Vedi come è sviluppato questo. Wie geht's, camarade? Oh, sprichst du Deutsch, eh? Un po' di tutto. Ich bin de Roma. Oh, Roma! Papa, sole! Andi, portate questi. Boine. Ah, pesci per lavoro. Ecco. Oh, italiano, sempre musica, eh? Cioè. Italiano, non buono fare guerra. Italiano, molto buonissimo per concertino. Mandola. Sì, è del nonno in cariola. Bravo. Ah, tu per me, musica. Io, musica. Tu, sergente, come me. Io, camarada. Io, camarada. Via, musica. Oh, internazionale, eh? Yeah, yeah. Gut, gute Idee. Moment. Singen, die Internationale. Schnell, verstanden? Singen die Internationale. Не знаю. Singt ihr, Kerle? Не знаю. Schnell! Schnell! Проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой весь и готов.
Signor tenente, ma come gli fanno cantare l'internazionale? Basta! Io lascio la sciarpa! Vai, la hunde! Singen! Ruhe! Hinsetzen! Was soll denn das Theater hier? Ich wollte nicht sein, ich will raus. Was soll denn? Hey, Gideon! Hinsetzen! Hinsetzen! Was? Haltet doch endlich das Maul! Muchas gracias, soldado. Niente debolezza. Uppane o me. Uppane o me. Uppane o me. Uppane o me. Halt! Wollt ihr wieder anfangen? Uppane o me. Uppane o me. Uppane o me. Sitzen bleiben, verdammte Kanaillen! Diesmal wird jetzt geschossen! Voi due, da quella parte! Tu e tu, di là! Svelti! Voi altri, con me! Non teriai più sangue. Snimi майку e звяжи. Губить майку? Из-за какой-то капли крови? Какие пустяки? Черт подери, почему меня не взяли добровольцы? Подстрелили как птаху. По крайней мере, у меня был бы автомат.
Откуда ты? Из деревни, которой уже нет. Ну, давай, давай. А как же тебе удалось спастись? Слава богу, у меня был велосипед. Я хотела добраться до фронта. А немцы поймали меня и отобрали велосипед. А часы я спасла. А у тебя есть велосипед? Нет, а что? А я не могу без велосипеда. Ты знаешь, если бы у нас сейчас был велосипед, мы бы с тобой удрали. Ты знаешь, если нас немцы опять поймают, они нас убьют. Они убили всех моих родных. Я осталась одна. А что ты думаешь делать, если нам удастся спастись? Я хочу пробраться к своим. Я тоже. Но теперь мне это трудно будет сделать. Я тебя не оставлю, я помогу. Обрезанные бордовки! Идут. Ракета! Ой, сюда иди. Давай. Давай. In chiesa a me non l'avevo mai vista. Deve essere proprio vero che qui alle religioni non ci fanno più caso. Quest han fatto una scivolè come a casa. Nessuno qua. A noi ci pare di no. Ma questo è sangue. Un domovero che ti spara. Ah, dove l'hai rubato quell'orologio? Riconsegnalo subito! Naberi, fascista svolace. Fedente. Dammelo, su! Non c'era nessuno qua dentro, eh? Se lo dico al colonnello, al muro finite! Ma per questa volta non dirò niente. Su, scortatelo! E attento che è pericoloso. Cammina.
sono zozzone. Ma disgraziato, ma lo capisci in che situazione mi hai messo? A capocciate lo potevi ammazzare. Porti questo a maggiore. Racconta un tedesco, poi. Il pane era mio, signor colonnello. Oh, il pane era mio, signor colonnello. Frescone, in galera potevi finire. Ma non lo sai che i tedeschi sono nostri alleati? Sì, signore. Signor sì! Signor sì, signor colonnello. Ma il pane era il mio. Non era né di Hitler, né manco di Mussolini. E nemmeno il vostro, signor colonnello. E siccome il pane era tuo, vero? Ma che c'hai in quella testaccia? Che c'hai? La crusca, la segatura, i sassi del paese tuo? Ma va a morire ammazzato, va a te e tutta Cerignola. Sì, hai avuto ragione a trattarmi così, signor colonnello. Allora però, tu m'ha da spiegare perché quel giorno, sì, proprio quel giorno che il nostro reggimento si trovò davanti alle russe per la prima volta, tu si fatta una cosa. Che io avevo rischiato la prigione, ma te te potevano fucilare. Te lo ricordi, signor colonnello? Stavamo sul fiume Bug. L'esercito russo si era già ritirato, ma da lontano continuava a bombardarci con l'artiglieria. Si trattava di passare quel ponte. Ma quei pochi russi che erano rimasti a combattere contro di noi, pur che erano pochi, si addifendevano che parevano mille. Oh, non sarevava passato. Ma tu tenevi la capa tosta, signor colonnello, e la volevi vincere per forza la battaglia del Bug. Io te so parlata una volta sola, signor colonnello. Non so nemmeno se sei uscito vivo o morto da questo inferno. Però ti volevo far sapere che mi sarebbe piaciuto assai essere amico tuo. Senza più grade, senza più la guerra. Controlli lei. Oh, che fai tu qui? Torna con quelli della riserva. Chiama il maggiore e fallo venire su. Avanti, ragazzi, avanti! Come niente, o dove siamo? Oh, poveretto te! Ma che ti sei impazzito, reparate! Ma quello lì! Ma pensa a te, pensa, fessi! Vieni. Aspetti. Chi è morto, stifiezze latrino.
Abbiamo molte perdite, signor colonnello. Facciamo ritirare i nostri uomini o chiediamo aiuto ai tedeschi. Ai tedeschi? Manco morto. Siamo arrivati fino al ponte e riusciremo a passare. Mandi all'attacco il battaglione delle camicie nere, subito. A noi! Svegliare i balilla. Forza, Pierre, che ce l'abbiamo fatta! Sei in Mexico! Non ti avvicinate! Visto, maggiore? È facile farsi sfuggire una vittoria, basta un attimo di indecisione. Signor colonnello, guardi! I tedeschi vogliono soffiarci la vittoria. Faccia entrare in azione le mitragliatrici. Ma signor colonnello... Esegua l'ordine! Abbiamo assolutamente bisogno di quella fabbrica che sta in città. Dobbiamo arrivarci prima dei tedeschi. Ma sono nostri alleati, non possiamo spararci. Chiama il capitano della terza. Capitano, spari qualche raffica davanti ai tedeschi. È un ordine. Servini, almeno. Oddio, la scarpa! Ho perso la scarpa! Insomma, si può sapere. Abbiamo vinto, sì o no? Mi non ho capito niente. Arriveremo dall'altra parte e poi vedremo, sì. Fate occupare subito la fabbrica e disponete le sentinelle prima che arrivino i tedeschi. Sì, signore. Congratulazioni per battaglia! Però vostri mitraglieri niente buoni sparare. Quasi colpite noi. Tirano molto male. Sono stato io a dare ordine di sparare qualche raffica. I vostri motociclisti volevano rubarci la vittoria. E questo non è un comportamento corretto tra alleati. Forse è bene ricordare voi, colonnello, che tutte truppe straniere in Russia stare sotto alto comando tedesco. E se voi altra volta osate sparare su piedi germanici, io dare subito ordine a sparare su teste italiane. Verstanden? Tenente, voi con una pattuglia portatevi sul retro della fabbrica. Sì, sì. Presto! Oh, e io mi fermo, sa. E mica posso andare in giro a fare guerra con una scarpa sola. E io cosa faccio? E tu vai avanti, hai imparato. Tu sei una burba. Vai, vai, vai. Arrogno, se trovi la scarpa, io sto qua, Socmi, hanno già distribuito il rancio.
Lancio, magari, ma non potevano farci mangiare un momentino prima di occupare la città. Vieni, su. Via, via! Al coperto! Ma perché non si arrendono? Oramai hanno perso! Spara, spara! Serge, ma che ci faccio con sto cacafò? Chi sono furtezze? Spara, spara! L'avete visto? Ve lo dissi io di non disturbarmi! Scappa, scappa! Dietro la tasca! Hanno fatto saltare la fabbrica. Beh, ma chi è stato? E chi vuoi che sia stato? I russi, no? Eccoli! Resista loro! Sono stati i tedeschi che l'hanno pigliato. Ordinare ai vostri soldati fucilazione questi banditi. Loro ho fatto saltare la fabbrica. Colonnello italiano, spiegato a me questa essere vostra vittoria. Voi occupata città. Miei soldati non possono togliere voi onore per questa fucilazione. Signor Maggiore, posso preparare il plotone? Va bene. Ma estraete i nomi a sorte. Signor sì. Tu e tu, venite davanti! Su, forza! Che cosa aspettate? Tu e tu! Venite con me a fare il sorteggio! Оставьте девушку. Она не виновата. Мы первый раз ее видим. Не надо их уговаривать. Dice che ragazza nessuna colpa e si vedere prima volta. Dice che voi non dovete fucilare ragazza. Prego, signor maggiore. Cosa aspettate per eseguire ordine? I miei uomini hanno preso ragazza insieme a sabotatori. Perciò anche lei è criminale come tutti gli altri. Prego, nessuna galanteria italiana con donna. Andate. Allineati i prigionieri contro il muro. Signor sì.
sinistra. Sinistra. Per due. Nord. Per fine destra. Avanti. Nord. Вам будут стрелять в спину. Повернитесь лицом к стене. Ну. А вам что? Особое приглашение нужно, да? Уйди, гад! Я вас просил, повернитесь лицом к стене. Это приказ. Toglietevi dai piedi e finiamola! Fucilate la ragazza! Fermo! Schlappschwänze, fahren Sie! Carissima moglie e carissimi figli, adesso anche noi abbiamo cominciato a fare la guerra sul serio. Eppure, oggi la Russia mi pareva la piana di Cerignolo. Quel pezzo di terra dietro la casa nostra, con tutti quei girasoli. Te lo ricordi il soldato Loris Pazzocchi? Quel romagnolo sembra allegro, come ti ho scritto tante volte. Che pareva che non teneva pensieri. Beh, bello e buono, dopo la battaglia se n'è andato dietro a una ragazza russa, in mezzo alla campagna. Chissà che ha combinato. Insomma, uffa a te, che da quel giorno non ha tornato più indietro. Aspetta!
lo sai? Che forse in fondo sono un po' russo anche me. Al paese si dice che il nonno di mio nonno era nato da queste parti. E deve essere proprio vero. Come dicevano, che a tutta aveva finito l'estate, è venuta la neve, cara moglie, e ci tocchi il freddo e le gelate, mentre continuiamo a sparare. Insieme a me ci stanno sempre le stesse amici, Calò, il siciliano, il toscano, Colluti, e quello di Roma, Gabriele, che mi ha messo il nome Topone. Cange nel paese. Cange nel fiume, i nomi li so dire. Smetti! Kharkov, Dniepropetrovsk, Nikitova. Ma non so com'è che si scrive. Solo noi siamo sempre le stesse. E prima era novembre, e mo sa fate dicembre. Finalmente, Gino.
partigiano il riposo, che noi soldati lo chiamiamo avvicendamento. E anche per questa volta la pelle di tuo marito si è salvata. C'è qualcuno da Roma? Ma insomma, c'è nessuno da Roma? Sono arrivati soldati nuovi che vanno a morire invece di noi. Era ora, lavativi! Permetta, signor colonnello. Signor colonnello, ci sono 100 uomini più e il rancio non basta. 100 uomini? Signor sì. E beh, gli dia un po' di scatolette, no? Ma che, non vi fermate? No, no, ripartiamo subito. I negaspe di qua, freschi, freschi da Verona per la marcia su Mosca. Siamo il direttissimo Verona-Cremlino. Ma se vuoi sapere chi è Verona? Oh, ma che sta lupa fa più fin? Che c'hai contro la lupa? Sei Verona? Certo, perché non si vede. Che quartiere? San Giovanni. Oh! L'ho sempre detto io, quelli di San Giovanni sono fregnoni. Ma come? Abbandoni Roma per venire in Russia. Ma sarai scemo. Senti, quant'è lei che ho mangiato la bistecca alla Fiorentina? Figurati, me ne ha fatto una la mia mamma prima di partire, che la sembrava il campo di Marte, tanto l'era grande. Buona! Ah, è tutto come da noi, in Sicilia. La femmina è seria e travagliatura. E la terra è così grassa che la fa mangiare. Però dice che la terra a cane non chiude i bagioni. È vero? Eh sì, questa è l'unica differenza. Beh, da minchia. Te pare menti. E dai, signorina! No, scemo, vi fai di tutto! Oh, ma basta, no! Basta! Coglioni! Che significa questo casino? Tornate ai vostri posti! Scattare! Marci! Ma chi sto qui? Pescatori baleni? Ti aspetta qui! Tu! Eh? Dico a te! All'ordine, signor Maggiore! Dov'è la mensa ufficiale? Dall'altra parte, signor Maggiore, dietro il capannone. Tenente Marcello Giuliani. Benvenuto, signor Maggiore, anche a nome del signor colonnello. Ferro Maria Ferri. Siedi. Venite dall'Italia? Già. Cosa si fa in Italia? Schivi. E continuerà a fare schifo finché noi fascisti della vecchia guardia non prenderemo in mano la situazione. È ora di farla finita con i burocrati. Imboscati buoni soltanto a toccare di teta alle segretarie. Quanto a me, preferisco cercare il mio destino sul campo di battaglia. Meglio 100 volte il fronte alle scartoffie. Ho combattuto in Africa, in Francia, in Spagna. Avete chiamato, signor Maggiore? Pirla, vada via già! Fermi pe! Mi dispiace, giovanotto, ma qui c'è aria di 19, qui c'è puzza di disfattismo. State male, signor Maggiore? Non è niente, sono i tendini recisi che ogni tanto mi danno delle fitte. Non sopportano questo clima dannato. Dove vi è successo? Spagna, 1937. Guadalajara. È stato uno spagnolo? Vuoi dire un bolscevico? Ci vorrebbe del cognac. Ne ho io, signor Maggiore.
meglio. Devo andare. Oggi stesso marceremo su Mosca. No. Quanti anni hai, giovanotto? 26. Troppi e pochissimi. Spetta ai giovani meritarsi la fortuna di vivere degnamente queste gloriose pagine di storia. Addio. Buona fortuna, signor Maggiore. La guerra, mio caro, non è questione di fortuna, ma di volontà e di coraggio. O tutti quanti eroi, o tutti quanti accoppati. Ma la marcia su Mosca, come aveva detto quel soldato di Verona, andò a finire così. Andiamo su, cammina! Ci dà faccio, forse. Ma perché ti fermi adesso? Avanti, cammina. Lo aspetterete qui a portarsi su, coraggio. Torniamo tutti a casa, dalle mammuzze, non c'è bene venire! Scamarugno, disfattista! Ti insegno io a essere un soldato, un italiano, un fascista! Sporco traditore! E voi che fate lì, eh? Che cosa avete guardato? Volete anche voi una ragione del Giafuni? Branco di pecore, castrati, disertori mancati! Ci vuole ben altro per vincere una guerra! Vi farò vedere io quello che ci vuole! Prima coorte superar dita agli ordini, signor Maggiore. Tutti presenti. Molto bene, andate. Saluta la voce! Mosca! Duce! Arai! Riposo! Scaricate i viveri! Toppe dalle righe! Presto! Che bisogno c'era di fare sto colpo di superardito? Dice che parteciperanno solo alle azioni più pericolose. O quelle dalle quali non si torna più, E perché non erano con noi in prima linea invece di fermarsi qua? Oh, via, ci sanno pure da addestrare per essere superarditi, no? Con tutta da roba da mangiare? Fuori ragazzi, sono tutti votati alla morte. E è giusto che mangino bene gli ultimi giorni, Cognac e cioccolato nel mio ufficio. Le sigarette invece tutte in fureria. Ma verificate se ci sono le tre stelle, quelle mi riguardano. Quei superarditi rimasero nelle retrovie a forgiare gli animi per le grandi gesta. E a noi ci mandarono a presidiare un centro minerario a ridosso della prima linea. Non c'era un attimo di respiro. Ora il nemico non ci stava più soltanto di fronte. Poteva succedere di averlo anche alle spalle. O addirittura in mezzo a noi. Niente di nuovo. Niente di nuovo. Erano nati tra i russi i primi partigiani. Quello che accadde quella notte non potrò mai dimenticarlo. E qualche volta mi chiedo persino se io non l'abbia sognato. Sospendiamo le pattuglie di notte. Non voglio perdere uomini inutilmente. Raddoppiate le sentinelle e rafforzate i posti di guardia. Lei, maggiore, e lei, tenente, a turno. Ispezionate le postazioni e tenete la compagnia sanitaria sempre in allarme. Scusi, signor colonnello. Io sono qui solo da 3 giorni. Io sono un medico. E che c'entro con quest'allarme? Non potrei andare a dormire, Voglio una sezione di mitragliatrici sempre pronta e altre 2 di riserva. Potete andare. Dottore? Sì? Un momento. Agli ordini, signor colonnello.
Conosce questa calligrafia? Eh? Ah, sì, se non mi sbaglio mi sembra che lei è papà. Già. Qui è arrivato qua in soli 3 giorni e poi si va a vendere nella posta militare. Quando chi scrive a Santi in Paradiso anche la posta militare funziona. E cosa vuole? Io sono figlio unico. Quello papà ha voluto pregarlo di salvarmi la pelle, insomma. Ah. Vede, suo padre dovrebbe sapere che quando una granata arriva non rispetta i raccomandati anche se sono figli unici. E vabbè, ma oltre che i santi di mio padre, a me mi protegge pure San Gennaro. Avanti! Signor colonnello, qui da fuori ci stanno i partigiani. I partigiani? Quanti? Dove? Chiedo scusarmi, signor colonel, si hablo cattivo italiano. Ma spero che usted entiende un poquito de español. Tenemos mucha urgente necesidad de ayuda vuestro. Soldati italiani ferirono nuestro comandante, grandissimo amico de mí. Ha successo in un momento che non podía defendersi. Scendeva a tierra con paracadute. E un proiettile lo ha colpito a fermo. Saltato. Ma io te conosco. Eh? Tu eri a Guadalajara. O alla difesa di Madrid. Io? Ma che scemo. Beh, ha qualche informazione importante da darci? Sì, dico, perché sei nato prigioniero? Io? Prigioniero? Tengo la fisionomia del traditore. Usted si sta equivocando, signor. Io chiedo solamente un medico chirurgo che può operare mio amico se non si muore. Mia decisione di indirizzarmi a usted perché convinto che italiano brava gente. Se lei pensa che tra i miei compiti ci sia anche quello di aiutare i ribelli, si sbaglia. Usted non mi intende bien. Io voglio salvare mio amico. Il resto qui come ostaggio. Se vostro medico non torna, usted sta autorizzato a impiccarmi. Chiedo molto scusarmi per il disturbo. Un momento. Tenente. Oi, logo. Dice a me? Sì, a lei. Comandi, signor colonnello. Cosa ne pensa, lei? Ma di che cosa? Sa benissimo a che cosa mi riferisco. Alla scuola ufficiali mi hanno detto che sotto le armi uno non deve mai pensare. E poi a me che sta gente non me l'hanno manco presentata. Io non vorrei dare consigli, signor colonnello. Ma non dobbiamo dimenticare che questi partigiani sono dei ribelli, dei fuorilegge. Giustissimo. A norma di regolamento militare un partigiano può venire solamente impiccato. Non c'è dubbio. Quindi, siccome questa è un'operazione che a me non mi riguarda, posso andare a dormire? E va bene, se ne vada. Ma lasci stare il regolamento. Lei dovrebbe sapere che un medico, prima di essere un ufficiale, è un medico. Eh no, signor colonnello, non mi fraintenda, la prego. Anche se sono un raccomandato, io non sono un vigliacco e glielo dimostrerò. Dottore, guardi che il suo alloggio è dall'altra parte. Ah sì, ci ho ripensato. Faccio prima una passeggiata nel bosco, vado a cercare funghi. Mo chi mi ha pigliato la borsa? Tu, vamo a prendere la borsa dei ferri, va? Sì, sì. Guardi, tenente, che posso darle soltanto 2 ore di tempo. No, mi servirà come minimo fino all'alba, signor colonnello. Ma se all'alba il tenente non sarà tornato, la farò impiccare. Bueno, d'accordo, signor. Posso chiederle che cos'è che l'ha fatta decidere?
È quella che volesse sapere pure io, caro colonnello. Signor tenente, ecco i ferri. Muda, vai, ti ripeto. Questi. Non mi spaccoisce. Guardi che suo padre, nella lettera, mi prega di usarla con prudenza. Colonnello, lei deve stare tranquillo. Sarò prudentissimo. Io mi sto morendo la paura. Voi, portate quell'uomo al coperto e fategli buona guardia. Signor sì, signor colonnello. Andiamo. Signor Pariacchi. E mo questo che c'entrano? Ma non bastavate voi due? Pasci. Ah, qua c'è sta pure la carrozzella con Montevergine, noi. Possa essere un malatore. Ehi, salute bene, Tavaric. No, guarda, ne tirati prima. On должен вернуться на рассвете! Dio buono, che si sta qui tutta la notte a fare la veglia sto coso? Oh, assomiglia tutto a mezzio che fa per curare una provincia d'Agrigento. Ah, sì? E bei parenti che c'hai. Si non le molesta, chiedo sentarmi. Molto lunga sera la noce. Chi è? Figurati se non arrivava il topone. Un giorno voi mi avete offerto un pochino di pane. Sì, quando stavate in mezzo a tutti quei prigionieri. È su un peccato che dobbiamo incontrarsi sempre così, come nemici. Che ci vuoi fare? A dopo, andiamo, vieni a sedere qua. Dico, ma che è sta confidenza? Famosi una suonata, va. Quel mazzolino di fiori. Ma vattela piante. Che vien dalla montagna. E vado ben che. Ma questo è italiano russo. Uomo di mondo, Nella guerra rivoluzionaria di Spagna. Io ero molto amico de los compañeros combatientes italianos. Compañeros italianos valorosos muchachos, grandes terminadores de fascisti y anche todos grandes jugadores de cartas. Quello de Firenze, ¿cómo se llamaba? Francisco Serena y Andrea Vancini, anche de Firenze. Tutti siempre insieme invincibles. Oh, senti, ma allora anch'io sono di Firenze. Oh, bravo! Oh, cimpriatina, soldato! Però a carte non so giocare. E fai il tipografo, a via di corno. Io sono di Cerignola e faccio il muratore. Mucho gusto. Catanese, braccianti e nulla tenente. E figurati se non andava a finire tutto a terra luce e vino. Gabrielli, stagnaro di Roma. Capo de mundo. amica, piano piano, conci conci, qua è sedile e tosto, sennò sono dorso culo. Io non per offendere a voi, a casa mia sono abitato a materazzi e piume. Ma dimmi si va. Ti piacciono, eh? Sono pure ordinanze. Sono belle, eh? Uè, carasciò, eh? Carasciò. Carasciò, carasciò. Mio padre tiene i soldi. A Napoli mi sanno tutti. Modestamente io avrei potuto vivere di rendita. Ma ho voluto fare il medico perché presenta molti vantaggi questa arte di Esculapio. Garibaldi. Ma qua Garibaldi? Io ho detto Esculapio. Garibaldi è morto. Mo ci sto io. Uè, Tavaric. Dimmi la verità, se io non fossi medico, tu come facessi a me? Ah, così, eh? Sì, sì, io sarò un capitalista, però sono furbo, caro Tavaric mio. Io, facendo il medico, io fotto a tutto quanto. Fotti tedesco, fotti fascista, fotti russo. Perché hai capito, i medici sono sempre rispettati da tutti. Come privati, eh? Beh, almeno al paese mio. Вот плывут, давай. Ага. Эй, я керему.
Нет еще. Волга, Волга. А, ci sei fiuma. Volga, Volga. Ho la carrozza Varcadella. E mo ci volesse una bella vaglione, ci volesse. Oh. A te non muoci sapagli. Ah, va da acqua. Oh. Non vuoi che mi sporchi gli stivali? A che servizi? Beh, se perdete la guerra ti faccio lavorare nell'azienda di mio padre, hai capito? Ui, mi pare di essere un bebè. А все-таки я тебе еще раз говорю, он очень молодой. А послушай, сапоги эти должны быть завтра здесь, на рассвете. Понял? Perché lo avete mandato, signor colonnello? Se se la cava, mi ringrazierà. Deve capire che la guerra è una cosa seria. Anche per i figli di papà, come lui e come lei, tenente. Sì, certo, signor colonnello. Ma se non dovesse ritornare? Questa gente è nostra nemica. Ma quel partigiano ha una faccia leale. E senza un po' di fiducia non si vive, tenente. Né in pace né in guerra. Qui, Tavarici. Guarda, quasi fa tardi, eh? Io all'alba tornare indietro, poi so affari vostri. Facite ambressa, sbrigatevi, remare. Remate forte, eh? Ehi, forte, chi se so peggio di Napoli, eh? Ui, Tavarici, all'animi ripeta, Catina. Ui, piedi grossi, russo bolshoi. Oh, complimenti a te e a mamma. Io ne conosco un altro solamente che tiene i piedi così. È un mio amico e si chiama Pietro Schettini. Sta a Napoli, Santa Lucia, Chiatamone, 23, interno 6. A quest'ora, il mio amico Pietro sta con le femmine, con belle femmine, bionde, brune, sa, spassa, balla, fa il sezzo. Perché Pietro è un Casanova, un Don Giovanni, un figlio androcchi, capito? Come a me. Però, ehi, Schettina sta a casa e io sto qua, perché io sono fessi, capito? Ride, ride. Senta, dimmi una cosa, belli Pietro, tu sei comunista? Da. Da. E allora tu non credi in Dio? E quando bestemmi, tu con chi te la prendi? Ah, siamo arrivati. No, state comodo, dimmi la futtina in barca. Figuratevi, so canottiere uno circhi di musillo. Finalmente, in questo viaggio non per offendere a voi, ma mi stai venendo proprio pallone. Da svidani a tutti! Ma che stai facendo? Come ti permette? Che sei asciuto pezzo? Il buio mi fa impressione fin da quando ero un bebè. Voglio la luce. Voglio la luce. Che fai di maio? Ma che gli fai mai? Io però me ne strafotto. No, amico, no? Se tu insisti a chiappa me ne torna a casa. A casa, o così o niente. Подожди, подожди. No, comparello mio, questi sono mezzi sleali. Questo non si fa. Lo sai che tu sei proprio una bella ciacione. Senti, se capiti a Napoli, abiti in via Partenope 263, terzo piano, interno 8. Хорошо. Allora ti aspetta, eh? Comunque telefono prima di venire, potrei non essere in casa. Senti, ciacione, ma te non ti potevano convocare prima? Ah, senti a duri di cucina. Voi state cucinando? No, grazie per l'invito, sono proprio gentili. Però non mi posso fermare, tengo fretta. Casomai mi fate una supponda in mezzo al pane. Senta, poi tu quando vieni a Napoli ti faccio mangiare io, come si dice. Io conosco il chef, lo circolo alla stampa. Però mi fanno piacere, te lo passo capil. Ah, ci possiamo guardare in faccia, mo? Ah, grazie assai assai, eh. Qui, posso dire la verità, dopo tanto buio sei ancora più ciaciuna. Scarei, prosciu va scarei. No, piano, 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 piano. Io il russo non lo capisco, è chiaro? Habet. Inizio, gangrena. Gangrena? Da. Lascio. Spassiva. Prego. Oh, grazie. Oh, spassiva. Prego, prego. Che? Mañana voi contro noi, noi contro voi. Russo,
Ruska e a vodka. Quieres beber con me? Belli, carini. Bei soldati che c'ho. Ma che è Natale? Stava a fare il presepio? È questo il modo di sorvegliare un ostaggio? Mettetevi a posto, avanti. Sì, sì. Signor colonnello, nostra vodka russa a voi piace? Io voglio proporre un brindisi si bere con usted a quel meraviglioso giorno che non saremo più obbligati a sparare unos a otros. Claro che quel giorno viendrà quando mia patria sarà libera da tutti, tedeschi e anche dei italiani. Io chiedo perdon por mi sincerità, però la situazione sta così. Il bicchiere, via il bicchiere. Ecco. Beh. A sua salute. Signor colonnello, quando uno è stato tutta la notte con un tipo come questo, e dico, se domani incontra, e come fa a sparare? Ah no, se per casualità domani io ti incontro, ti sparo subito. Sentito? Così se domani lo incontri te dai una regolata. Dammi la grappa, va. Sì, sì. Beviamo alla guarigione del vostro amico ferito. Tra un'ora è l'alba. Se il nostro medico non sarà tornato, lei sa quali sono i nostri patti. La fine? La fine di Pulcinella! Fatemi scendere! Io sono un signore! Un signore, ho detto! Санка, милый, давай быстрее! А ну пошли! Быстрей, быстрей! Сига Чурно. Ehi, Tavarich, devi sbrigarti, sai. Devi correre, perché se tardiamo il tuo amico lo impiccano. Quelli al campo stanno aspettando noi, capisci? Lo impiccano! Не понимаю, дорогой мой. Не понимаю. Uno ormai sono riuscito a salvarlo. Vorrei che si salvasse anche l'altro. Ci terrei veramente. Ma ce la faremo. Io quando metto una cosa in capo ci riesco sempre. Senti, Tavarich. Sono stanco morto. Quando arriviamo giù al campo, digli che non mi sveglino. Manna porta in braccia, zitta, zitta, doce, doce, dentro la mia branda. Partisanen! An Straßen und aufschwärmen! Aspettiamo ancora. Ma perché non lo rimandano? È incredibile. Quella è gente che tiene duro fino in fondo, signor colonnello. Può darsi che un medico gli sia utile più di un combattente. Non ci credo! Signor colonnello, è tutto pronto.
guerra per lui era durata solo 3 giorni. Lo ritrovammo a 2 chilometri dal campo, ma era già troppo tardi. Era l'alba del 12 aprile 1942, quando venne impiccato. Qualcuno ci disse che si chiamava Alexander Sergeevich. E forse oggi siamo rimasti in pochi a sapere che siano mai esistiti lui e il tenente medico Mario Salvioni. Sei arrivati. Domani tutta vita. Mi sveglio a mezzogiorno e tu mi porti il caffè a letto. Poi tutti al casino, eh? Dove? Col pensiero, no? Ma tu che dici? Ora ne lascio un mese tranquillo senza combattere. E pensa così. A morire sempre tempo c'è. Ferma. Vieni qua, carogna. Un tommenca in fiocco con questa faccia da San Pietro. Indo sono partigiani, eh? Fermati, ladro! Lascia sta quella roba! Vieni, è tipo una carezzina. Vieni, via. Fammela toccare un pochino, vieni. Briglia, briglia. Non ce la facciamo scappare, ragazzi. Mamma. Ecco, guarda, scappato. Hai che belle cose che sono piangati nella neve. Buona cattiusa, non ti facciamo niente di male. Mamma. Bella. Mamma, le assuite. Mamma. Amore, che becche ne stai gattata, ti è. Scampo, scampo, è un russo geologo! Ma chi da morto? Sono indignato. Protesto per i provvedimenti che avete preso arbitrariamente contro i miei superarditi. Dovrebbe chiamarli supervigliacchi. Oh, è così, vero? Anzitutto vi invito formalmente a darmi del voi. E in secondo luogo... E in secondo luogo faccia silenzio. Ma vi rendete conto con chi state parlando? Lo so anche troppo. Lei ha inventato il corpo dei superarditi soltanto per imboscarsi. E per rapinare la popolazione civile. Io, come italiano, mi vergogno per lei. Ma adesso basta con questa commedia. Vedremo cosa diranno a Roma dei vostri nobili sentimenti di disfattista. Invierò un rapporto dettagliato e lo farò sapere in alto. Molto in alto lo farò sapere. Maggiore, si consideri agli arresti. E si prepari a rispondere dei suoi atti davanti al tribunale. Se non fosse un mutilato di guerra, giuro che la piglierei a schiaffi. Che bolscevichi ci aspettano! Ok, il colonnello lo sapeva che i fascisti hanno sempre ragione. Beh, almeno si è levata una soddisfazione. Sì, bella soddisfazione, quei delinquenti. Come si chiamano? Superarditi. Quelli si eviteranno a fare i loro comodi. E a noi per punizione ci risbattono un'altra volta in prima linea. Ah, con Lodi, ma che volevi, andar male, eh? Dicembre 1942. Vorrei proprio sapere dove è finito quel maggiore mutilato dei superarditi. Noi invece, noi siamo sempre fermi in posizione difensiva sulla riva destra del Don. Da quanti mesi? Se non fosse per questo mio diario, certamente avrei perduto il conto del tempo.
Non c'è niente di nuovo? Niente, signor Maggiore. Cantano. Ogni giorno è uguale all'altro. E sembra che non succeda mai niente. È evidente, invece, che i russi preparano una grande offensiva. Tutti mi chiedono come andrà a finire. E io che cosa debbo rispondere? È inutile mentire ai soldati. Essi capiscono e sentono anche prima di noi ufficiali. Allegre, ragazze! Ho portato un po' di vino. Ma presto a cucirmi il cappotto che fa freddo. Ma che fai? Te mangi il filo? Un po' congelate, eh? Non mi pare in serce il rume, va. Oh. Pensa il mio nonno di questi tempi, in bottiglie e Chianti, di quello vero. Hai capito? Chianti mio, come tu sei lontano. Se gente mi che c'è? Ma che schifo è questo? Ora, ora ci va. Dopo un anno. Dici che a me nonno morto è. Beh? E beh, da Madre Santissima, ci dicesse il superiore della censura che fanno da dare le lettere. Posso chiangere mio nonno dopo un anno che è morto? E chi ti dice chiangere? Ma che c'è, madre? Non lettere d'amore? Ma già zitto, cretino! E tedesca, Alberto Stalingrado! Dice che ci dobbiamo dare prigionieri, se no ci attaccano! E con questi ci puliamo il culo! Guaiù, tutti a cagare! Ah, Sergi, è costo freddo. Pronto, centralino, ma che fai? È caduta la linea, stavo parlando col generale. Ecco la linea, scusate, signor colonnello. Dica, che ascolto. Ah, dicevo, signor generale, che questo non è più un fronte, è un gioco di birilli. Abbiamo un soldato ogni 7 metri da quando i tedeschi hanno ritirato le loro divisioni. E se i russi si muovono sul serio, saremo spazzati via in poche ore. Lei non parla da soldato, colonnello. Forse, signor generale. Ma parlo da persona responsabile. Resistere su queste posizioni senza una seconda linea è pura follia. Inoltre, se non arriva il carburante promesso dai tedeschi, ogni ripiegamento ordinato sarà impossibile. Colonnello, nessuno le ha chiesto una lezione di strategia. Io ho 1000 uomini sulle mie spalle, signor generale. E allora si ricordi che Garibaldi con 1000 uomini ha conquistato mezza Italia. Garibaldi. I tedeschi stanno aperti. Hai sentito che succede a Stalingrado? Beh, finché se menano fra di loro vuol dire che a noi ce l'ha se non pace. Già. Ma Stalingrado sta vicino. Se i russi sfondano. Oh, Giuseppe, a sto mondo ci stanno pure le ritirate, sa. Ho bello capito. A te i semi di girasole. Un ti sconfinfera lo punto. Ah, ma tu c'hai lo stomaco disabitato, figlio mio. Questi a Roma li dama i pappagalli. Pia, va, che a me già mi stanno a spuntare la luce. Aspetta che si avvicina, non spara! Guarda io, gatto buio, chiudisco su! Se te potessi di quanto mi piace, tirate niente giù! Ti vierebbe in cuore. Dai, no! Li mortacci tua e fermati e sparategli davanti. Ah, mammina gobba. E ti chiamo Paolo. Dialetto e note le fo. E ora come ci va a pigliarla? E se la mangeranno i pesci a primavera. Oh, che gli è un sovietico quello? Mo se lo frego lui. O giù, se qualcuno l'ha a pigliare, la piglio io. Vai, Firenze! Fagli vedere che gli fa l'Italia! Ma che ci fai con fucile? Buttalo! Non perde tempo, forza! Va fino in fondo! Ma che si fa l'amore? Dai, che Russia te frega! Guarda, Viola! Guardatelo e mi sente lungo la linea laterale! Forza Italia! Forza, forza! Ha, 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 ha.
Stasera ce la facciamo a salvi! Dai, Gianluca! Io della mignota! Udini! Sasso Udini! Casco! Scappa! Scappa che ti ammazzano! Aggadi! Ma non c'hai giù! Aspettando da tanti giorni, divenne un'atroce realtà. I tedeschi, annientati a Stalingrado, avevano dovuto abbandonarci al nostro tragico destino. Nessun esercito, nelle nostre condizioni, avrebbe potuto resistere all'urto travolgente dei russi. Muovete con questo fucile! Non è ancora scaldato bene! Aspetta! Ma quanti sono? Signor colonnello, che facciamo? Resistere finché è possibile. Guardi!
proprio! Dai, Panolfi, canina! Dai, canina! In salvo gli uomini e faccia come le ho detto. Se riesce a passare, lanci tre razzi, io vi raggiungerò. Ma signor colonnello... Ha sentito? Presto! Grazie della fiducia, signor colonnello. Vada, non perda tempo! Avanti! Dirigiamoci verso il bosco! Forza, Roma. Munizioni, seguita sempre a sparare. Dobbiamo dar tempo agli altri di passare. Non dubitasse, signor colonnello. Signor tenente, cosa c'è? Signor tenente, quel soldato pugliese, amico mio, se lo ricorda, Sanna Giuseppe. Sì. Non si è più visto. È sparito dal giorno che i russi ci hanno attaccato sul Don. Cammina. Preoccupiamoci dei vivi adesso, non dei morti. Avanti. Mamma! Aiutatemi! Non ci vedo più! Chi c'ha le munizioni? Aiutatemi! Chi c'ha le munizioni? Vieni! Si va più avanti! Ma no, non si disturba, signor colonnello. Non ci facesse caso. È cosa da niente. Perché si vuole sporcare un fazzoletto? Sono passati. Ce la facciamo pure noi, signor colonnello. Dai, dai, è dritto, dai. Maggiore, sono passati. Maggiore. Santo Tozzo Bello. Presto, andiamo. Via! Signor colonnello, ma voi non venite? Signor colonnello! Ma che volete fare, ammonito? Solo un momento. Sono tanti, eh? Sì, signor colonnello. Tu pensi che sono morti per colpa mia? No, no, signor colonnello. Signor tenente, ma colonnello, non tu sa.
fermi! Pagine vuote da quel giorno nel mio diario. Per me cominciò il nulla della prigionia e i miei soldati. Quanto tempo sarebbe passato prima che potessi sapere la sorte toccata ai pochi superstiti del mio reggimento. Per loro il peggio non era ancora venuto. Io dico che bisogna tornare indietro a cercarli. Ci vai tu, ma da solo. Per la burrasca che c'è stata stanotte, manco mi ricordo da che parte siamo venuti. E va bene. Ci vado da solo. Ci vado da solo! Va! Signor tenente, credete a me, io ho esperienza. Chillano pazzo, non capisce niente. Ma pure i tedeschi si ritirano. Qua se perdiamo il contatto con la colonna, noi siamo tutti morti. Gabrielli! Gabrielli! Torna indietro! Coraggio, Induma! Accogliete gli zaini e mettetevi in ordine per fretta. Una cosa sola, mi raccomando. Non gettate le armi per nessuna ragione. E tenetevi uniti. Avete capito? Su, andiamo! Prendete i zaini! Scusate, signor tenente. Oh, Sicilia, svegliati! Prendo quel ferito a te. Andiamo, coraggio! Valengo, mi hai fatto sprecare una pallottola. Ma che gli sarà successo al colonnello? Andiamo! Era di Roma, capito? Dico, non lo potevo aspettare, no. Dino! Aspettate! Datemi una mano per un occhio! Datemi una mano a portare questo! Se andiamo a morire per strada! Aspettate un momento! Io sono un Giappaz! Io sono un Giappaz! Tenente, che ve la pigliate a male se vi domando una cosa. Ma quanti chilometri ci saranno di qui fino a Perugia? Ce li dobbiamo fare tutti a piedi. Oh, ma quello è Sara, è il soldato pugliese! Avanti, avanti, non mi fermare, proprio qui! Oh, ti fai sempre più piccolo tu, eh? Cocchino, che tieni nascosto nella neve? Ciao, Sara! Bravo, Sara. Grazie, signore. Tu, figlio della... ciao. Ciao. Hai visto i tedeschi? Pure nei ritirate. Loro sempre a benzina e noi, sempre a fiato, eh?
Fammi pecciare. Quindi dal solito sta vago non spaventa. Pure le donne ci hanno sti fucioni. Te volevo dire. Oh, ma lo sai che mi credevo? Che già ti avevano fatto mille d'ignoto. Fine, no, fine. No, 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 no. Ancora non è finita. Riprendiamoci! Piazziamo la mitragliatrice! Oh, ma che fai? Ma vuoi venire per forza? E butta da terra, su! Ma chi c'è? Ma chi c'è? Dove stanno? Dove stanno? Prego, vedere una donna. Prego, vedere. Andate piano. Andate piano. Siamo su, cammino, che sta facendo? Su. Aspettate! Aspettate! Non ce la faccio più! Terzo plotone! C'è qualcuno del terzo plotone! Tirante Battistini, dove siete? Siamo soldati come voi, no? Per le porto, no. Yeah. Questo non carino per italiani. Per gli italiani, compagni, un canker! Altro che alleati, delinquenti! Dove sarà finito il tenente? Non lo ritroveremo più. Aspetta, Giuseppe. Fermiamoci un po'. E rispondi, parla. E io mica sono stanco, ma ho voglia di parlare. Ah, oh, e io sono stato campione di marcia, hai capito? E me ne frego mille come te. Ma dove andiamo così? Perché non ti vuoi fermare un momento? Guarda. Oh, sigarette, anche se. Fumate, fumate, pigliate. Anche se, anche se. E tanto un doa. Ad aschiattà pure lui. Voglio morire. Sto ruffiano. Voglio morire. Soldati e ufficiali, siete circondati da preponderanti forze sovietiche. Resistere non ha senso e può portare solo a un inutile spargimento di sangue. Il comando dell'esercito rosso vi invita a gettare le armi e a darvi prigionieri. A tutti quelli che si saranno prigionieri. Ma che c'hai nella capoccia? E il ritorno a casa dopo la fine della guerra. Ma sei impazzito! Non capisci che se tu t'arrendi a casa tua non ci torni più! E vattene al tuo posto! Sentiamo la vinta! No, Sainz! Scherboso, calogero, le spalle, spari! Ora mi ammazza Dio! Quarto plotone, con me! Ragazzi, anche a costo della pelle, non mi spunteranno! Viva il Duce! Preparate le bombe a mano! Lasciamo gli altri! Sì, sì. Vieni qua, ragazzi! Restiamo tutti uniti! Dovevo combattere, come capisci, non qua in nevassa tutti! Monte la sua mitraglia, se appostiamo sull'altura! Avanti, forza, fioi! Pablo! Por aquí! Que aquí hay un buen fuego! Ma Giuseppe, c'è una stufa che è rimasta in piedi. Presto, prima che ci affrighino. Amor di Dio, scalentémonos un poco. Maldita guerra. Por fin,
Hombre, hombre, con este fuego parece estar en Sevilla en pleno julio. Es verdad. Risparmia. Ma come ti avevo detto di risparmiare? A Giuseppe. Tu che dici? Ci arriveremo in Italia così. Lo sai che oggi è Natale. È la settimana che faccio i conti. Natale è domani. Natale fue ayer. Bendita sea la Virgen de la Macarena. Mannaggia a Spagna. Sì, era domani. Me volevo fare una magnata da bacchio col pensiero. Bravo, coraggiosa, coprirti, compiendo di nuovo il vuelo! Adolfo, stanno vicino, non ti perdi, che qui con tutte ste barbe e sti baffi non ci capisco più niente. E poi non te li trovo più. Aspettatemi, fammi salire! Non c'ho posto! Fammi salire! E che ti importa? Poi manco mangiamo qualcosa, no? Dammi una mano, per carità, aiutami a salire! Che vattene, che vattene! Lo svoltas, è in difesa! Fermati, l'ammazzi così! Se mi fermo è finita! Fermatemi! Dammi una mano, camerata! Dammi una mano! Su, fermati! Fermatemi! Fermatemi! Siamo tutti italiani! Fermatemi! Nome Padre, Figlio e Spirito Santo, Ave Maria, grazia piena, dopo stai con benedetta tua moglie, e benedetto sarà tuo sangue. Guardami in faccia! Ferma! Ave Maria, grazia piena, dopo stai con benedetta tua moglie. Ferma! Ferma! Quando sarai a piedi! Faccia! Sono spagnolo, ti capisco il contigo! Con la misma causa, arriva Spagna! Assassino! Assassino! Uomini come noi, fermate! Schifoso assassino! Non posso! Voglio tornare a casa, ferma! Ma quello lo conosco! Sì, è il comandante dei superanditi! Scappi pure tu adesso! Tu hai scannato! Tu e tutti i superanditi! Ma l'avete imboscato! Porco! Dove scappi? Il broglione! Cosa? È possibile che non si trova un buco da dormire. Ma io mi sto sveglio tutto loro, sti cornuti dei tedeschi. Io mi metterei a dormire su sto fuoco. Hai visto? Questa era un'isba. E c'è rimasto solo il pavimento. Ma dico, sti russi, almeno le case loro se le potrebbero pure risparmiare, no? Non ti pare? Sto paraculo! E tu sai buttere, che sotto c'è la cantina, via! Fermo, siamo italiani! Italiani!
sa che deve essere un disertore. Perché disertore? Beh, come chiami uno che si infratta? Non lo so, ma non mi piace questa parola. È che uno se la squaglia solo per salvarsi la pelle. No, aspetta. Non fa vedere che c'è roba. Può essere che ci dà qualcosa del suo. È meglio risparmiarlo. Metti via. Wilson! La battaglia si avvicina. Ma che fa questo piscia? Au. Quando i tedeschi pisciano, vuol dire che non c'è pericolo. Ma José, c'ho un'idea. Ma non mi hai fatto mai parlare. Se mi dai retta, sono sicuro che se salvamo. Pitte! Eh? Oddio, e mo che può questo? Peterson! Pitte! Te l'avevo detto io, no? Dankeschön! Bitte? Ammazza, forse. Und bitte schön. Ridanke schön. Allora, mi stai a sentire? So tre giorni che ci penso. I russi martellano sul grosso, tirano sul branco. E noi vogliamo stare sempre in mezzo alle pecore. Ma perché non se ne andiamo da soli? In due saremo sempre un bersaglio più piccolo che quello dei 10.000. Ma chi ci vede? Chi si impiccia? Ma te pare che i russi sprechino una catiuscia per due stronzi come noi? Oh, vedi, c'ha pure i cetriolini questo. Cetriolino? Bitte? Da mangiare e da dormire lo trovi sempre. Basta che te infili nelle isbe dove ci sono le vecchiette che ancora si fanno il segno della croce. Allora che dici? Ci stai? Già. E poi quando sei arrivata, ti lavano, ti fanno la barba, ti vestono e ti mandano un'altra volta al fronte a conquistare la Russia. No. Pure io ci so pensata. E non so tre giorni come a te. Ma prima ancora di passare il confine da sto paese. Pure tu mi hai visto. Ho combattuto, ho ucciso come tanti altri. Ma sempre dentro al cuore mi sentivo di morire. Mo' basta però. Non me la sento di continuare ad uccidere tante cristiane che non t'hanno fatto niente. Ma... E allora... Come vuoi fare? Come farà lui. E come forse faranno tanti altri. Io rimango qui, fino a quando non vengono i russi. E se vuoi un consiglio, fai pure tu come me. Io? Io prigioniero? Ma non mi fa ridere, José. Ma allora perché mio padre mi ha messo nome libero? No. No. Io voglio essere libero di nome e di fatto. Tu fa come ti pare. Peggio per te se non vieni. Mica c'ho paura di andare da solo, sa. A me basta fare una bella dormita e divento un leone. Speriamo che la fortuna ci aiuti a tutte e due. Io non ti ho mai detto niente per rispettare un amico. Ma è da mo' che l'avevo capito la politica che c'hai nella testa. E continuò a parlare, a parlare. Dormiva e parlava. Ma tutto quello che diceva non ci credeva neanche lui. La battaglia intanto si avvicinava sempre più. Meglio per lui che non sentiva niente. Thank you.
Libero. Forza, fai presto, se vuoi tagliare la corda. Prima che arrivino le russe. Senti. Se te la scampi, porta questa alla famiglia mia. Va bene. Tanto, da Roma a Cerignol che ci vuole. E poi ti vedi in un bel paese. Il fucile lo vuoi? Certo. No. La roba da mangiare, tienatile tu. Tanto mo' io che me ne faccio. Pussola. Ma che fa? Pussola. Ti vuol dare questa roba che ti può servire. Vedi questo. Ciao. E un'altra volta pensateci meglio. Prima da fare un'altra guerra. Tieni. Questa mi pesa. Buona fortuna. Libero Gabrielli, soldato di Roma. Dove ti avrà portato la strada che hai pigliato quel giorno? Chi lo sa se ci incontreremo un'altra volta. Bisogna stare 2 anni di guerra insieme per capire che dolore si sente quando si perde un amico. Era bravo e tenevo cuore e coraggio. Più di tanti che pigliano le medaglie. Io spero soltanto che sia salvato. Se questo è il nord, casa mia sta a sud. Mo la frego io la Russia.
Mozzichi pure, mozzichi. Te posso ammazzate. Ma che sei matta? Perché te piagni? Ah, Katiuscia. Prima me meni e poi piagni. Не Катюша. Соня. E che ne so io? Qui vi chiamate tutte Katiusce. Ma come? Hai rimediato un bel carro armato e piagni pure. Italianski? Dada, italianski. Il disgraziato come te. Si ero ruschi eri bella e fregata, A saperte che ho capito tutto. Prima fai la zozza con i tedeschi e mo c'hai paura che i paesani tua. Bevi. Italianoschi vodka. Bevi. Tanto che vuoi. Io sono anarchico, per me va bene tutto. Oh, è pieno, calma. E qui mica sta malare, sa. Ridi, ridi. Guarda te che ti va a ridere. Завтра пойдем вместе. Domani. E come no? Conosci i posti? Ti знай дорога? Знаю, знаю. Я тебя проведу. Пойдем. Будет метель. Не забывай меня. А chi te lascia? Si è fatta notte. C'hai sonno? Dormire. Dormire. Beh, io mi piazzo qua. Tu fa come ti pare. Oh, e come ti metti? C'è una stanchezza, figlia mia. Sono 1460 giorni di guerra. Снег идет. Stai qui. Fammi caldo. Oh, brava. Che pace. Non mi pare vero. Я молодая. Я совсем еще не жила. Все было ошибкой. Но я не хочу умирать. Lo sai che è Roma. Рим. Roma. Casa mia. È letto mio. Io ci sono sempre stato poco nel letto mio. E allora ci devo morire. Fra mille anni magari, ma è là che devo morire. A Roma c'è una femmina che mi aspetta. Che manco te la sogni. Si chiama Ginetta. Правда! Нет село. Нихт село.
Их колхоз, их кранки, их мюды. Мой фрегат. Allora, cammina, vai di om. Село. Кайне село. Ma ce ne sarà rimasto in piedi uno, no? E mica l'avranno spianati tutti quanti. Tu stai qui buona, eh? Io vado e torno. Vado e torno. Un minuto. Hai un minuto. Io ritorno. Aspetta. Ma a casa ci torno e ti porto pure sta foto a Cerignola. A me non mi frega la Russia. La colonna. Dove sta? Dove sta? Thank you.
Sure.